Venerdì 16 novembre, presso la libreria Coppa Ambasciatori, abbiamo intervistato l'attore e regista Luigi Locascio in occasione dell'uscita del suo nuovo libro Ogni ricordo un fiore. Come nasce questo libro? Ti sei mai sentito tu stesso vittima di incompiutezza durante la stesura? Ma durante la stesura no, perché non mi sono sentito appunto incompiuto, perché non era un libro atteso da nessuno e neanche da me. Insomma, io ho scritto fin dove mi andava di scrivere e poi poco a poco, quando diciamo più o meno l'ho completato, quasi completato, allora sì, c'erano delle rifiniture, però non c'era il problema di dover inventare che cosa mi invento, appunto perché non sono uno scrittore, non lo sono stato finora, cioè ho scritto per il teatro, ho scritto anche una sceneggiatura di cinema, ma questo è diventato un libro dopo che mi ero portato molto avanti nella scrittura. Poi l'ho proposto appunto a Feltrinelli, all'editore, che ha detto sì, questo è anche un libro, allora a quel punto è nato nella collana dei narratori e quindi eccomi qua in veste di narratore, diciamo. Credi che il tuo essere attore possa creare un pregiudizio nei confronti del tuo libro? Secondo me in molte persone può crearlo ed è strano, secondo me. Cioè, chiunque scrive è anche innanzitutto una persona. Non si capisce perché tutte le altre facoltà, discipline, uno può essere un avvocato, uno può essere appunto un farmacista, qualunque cosa, uno sceneggiatore, un critico, sono autorizzati a poter scrivere un libro di narrativa, invece l'attore no. Ed è molto strano, io quasi direi al contrario, come mai non tutti gli attori scrivono un romanzo, perché l'attore in realtà sta sempre in mezzo alle parole. È, anzi, la sua vita è fatta di interpretazione, è fatta di appunto di vocalità, di rapporto con la pronuncia, quindi in questo senso appunto per me il fatto di essere attore è stato anzi un aiuto, perché io quando scrivo immagino sempre una scrittura ad alta voce. Parlando di giovani e distrazioni, secondo te è importante per un giovane distrarsi e perdersi prima di ritrovare se stessi? Ognuno ce l'ha, ma le due cose non possono non stare insieme. Poi appunto un testo teatrale che ho scritto era tratto da Baccanti di Euripide, dove c'è un discorso sull'entusiasmo, il teatro, poi la danza, sono tutte forme di momentanea estasi o allontanamento di sé. A vedere che tipo di distrazione è, quanto dura, che tipo di ritorno si fa, se quando si torna nello stesso o in qualcosa che leggermente si è trasformato nel frattempo. Ecco, quindi che c'è bisogno delle due cose, e a un certo punto nel libro io parlo delle distrazioni e dico che non ci sarebbe identità se non ci distraessimo da qualcosa che dentro cova e che è meglio tenere un po' certe volte lontano. Ecco.